porto di Castellammare di Stabia si caratterizza sul versante occidentale per la presenza dello stabilimento cantieristico di costruzione navale di Fincantieri, noto per aver dato vita alla nave scuola della Marina Militare Italiana, la nave Amerigo Vespucci, che gira per il mondo e rappresenta uno degli orgogli della nostra cultura industriale. Lo stabilimento ancora oggi rappresenta un valore fondamentale per la sua capacità e maestria dal punto di vista tecnico e certamente dovrà costituire nei prossimi anni una delle anime attorno alle quali il porto di Castellammare continuerà la sua storia. E ovviamente accanto all'anima industriale vi è poi l'anima turistica che si sta sviluppando nel corso degli ultimi anni ed ha la sua triplice dimensione: la dimensione dei mega yacht e dei giga yacht, la dimensione del diportismo e la dimensione dei collegamenti passeggeri verso le isole del Golfo. Cominciamo con mega yacht e giga yacht. È un nuovo segmento di mercato, un mercato che rappresenta uno sviluppo interessante. Parliamo ovviamente di numeri abbastanza ridotti di imbarcazioni, ma di imbarcazioni che generano un valore aggiunto di grande rilievo. Il porto di Castellammare di Stabia ha cominciato da qualche anno questa attività e certamente lo sviluppo dei mega yacht e giga yacht sarà una delle linee sulle quali si svilupperà il porto. Poi c'è il tradizionale diportismo turistico di natura tradizionale con barche di più ridotta dimensione, ma che chiaramente serve un tipo di turismo che certamente continuerà a avere la sua forza e la sua presenza. Infine vale la pena di sottolineare che ci sono i collegamenti passeggeri che soprattutto nei momenti della fase primaverile ed estiva rappresentano un valore aggiunto perché connettono il porto di Castellammare con le isole del Golfo. Parliamo di una movimentazione pari a circa 170.000 passeggeri all'anno, quindi un numero significativo ed interessante per la movimentazione complessiva dei passeggeri nel territorio marittimo della Campania.